E dopo tante volte che la Shiffrin aveva dato anche distacchi abissali a Petrovlova, oggi la Shiffrin probabilmente l'ha fatta proprio Petrovlova, che infligge 1:31 a una super Michaela Shiffrin che disputa una seconda manche da urlo. Petrovlova fa ancora meglio, si aggiudica il primo tempo di manche, sia nella prima manche sia nella seconda, e con una prova mostruosa, straordinaria, annichilisce la concorrenza, annichilisce Michaela Shiffrin e tutte le altre. Semplicemente queste due atlete dimostrano di fare totalmente un altro sport rispetto alle altre in slalom. Non c'è assolutamente scampo, sono loro due le più forti, sono loro due che fanno totalmente proprio un'altra disciplina. Perché c'è Vlova, c'è Shiffrin e c'è il resto del mondo. E oggi nello slalom di Zagabria abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione di questo fattore, direi, ancora una volta, con una Petrovlova imperiosa, una Petrovlova veramente maestosa. Nella sua potenza, nella sua spudorata potenza, nella sua azione così elegante ma così diabolica, proprio nella sua grandissima efficacia e potenza, ha divorato totalmente la pista di Zagabria. Si è, passatemi il termine, infischiata totalmente del vantaggio assolutamente considerevole che aveva dopo la prima manche. È andata ad attaccare, è andata a continuare ad andare al gancio, è andata addirittura più forte di una Shiffrin altrettanto mostruosa. Dimostrazione che proprio queste due atlete sono straordinarie, sono incredibili per la loro grandezza, veramente. In slalom non ce n'è per nessuno. Arriva quindi l'undicesima vittoria in Coppa del Mondo per Petrovlova, che se le merita, se la merita assolutamente, perché è comunque una sciatrice straordinaria, è una sciatrice che merita tante vittorie anche in slalom. Pensate, non vinceva praticamente da un anno in slalom, quindi merita assolutamente queste vittorie, perché insomma, una slalomista del genere che non vinceva da un anno vuol dire proprio che, cioè, se non c'è la Shiffrin davanti, sarebbe lei a ridicolizzare gli avversari. Comunque speriamo sia un primo passo per Petrovlova, per colmare comunque il gap che ancora c'è con Michaela Shiffrin, e sarebbe importantissimo per il suo morale, per comunque rifareggiare il livello fra le due contendenti, che ci regalerebbero spettacolo a fuoco e fiamme a tutte le gare. Quindi assisteremmo davvero a una gara tra due mostri, che sarebbe assolutamente piacevole e bellissima da guardare. Tra le umane, spostiamoci alla categoria umane, dopo aver parlato della categoria fuori categoria, della categoria mostri, della categoria non umane, passiamo alle umane, perché la prima delle umane è Caterina Linsberger, che comunque va a confermare la 22enne austriaca il momento comunque di grandissima forma che sta passando nell'ultimo periodo, che le ha portato anche un bellissimo podio in gigante, e adesso le porta un altro podio in slalom con una super seconda manche che le fa battere addirittura Wendy Holdener, che si deve accomodare fuori dal podio dopo la furbata e la magra figura fatta comunque nello scorso slalom di Lienz, dove aveva inforcato, aveva provato anche a passare la Franca, si era seduta già nell'angolo del leader, che poi ha dovuto cedere a Michelle Gesine. Insomma, una scena poco onesta e poco signorile per Michaela Shiffrin, ma fatto sta appunto. Scusate, no, per Michaela Shiffrin, per Wendy Holdener. Wendy Holdener si accomoda in quarta posizione, appunto, grazie alla grandissima seconda manche, soprattutto con un segmento finale da urlo da parte di Caterina Linsberger.
Ma molto bene anche Martina Peterlini per l'Italia, perché arrivano comunque discrete notizie da questo slalom per le azzurre. Piazziamo tre atlete nelle prime 30, con il 13° posto di una regolare Irene Curtoni, che comunque rimane sempre lì tra le 15 della Coppa del Mondo, nell'elite, nella prima fascia comunque della Coppa del Mondo per quanto concerne lo slalom, mentre Martina Peterlini ci ha regalato una bella sorpresa, perché dopo il 29° posto della prima manche, nella quale si era qualificata la seconda manche addirittura con il pettorale 46, riesce a risalire ben 15 posizioni, che la portano addirittura al 14° posto. Quindi una piazza di rilievo che comunque le fa ottenere punti preziosissimi per risalire pettorale anche e cercare di entrare quanto prima nelle prime 30 di Coppa del Mondo. Comunque buoni segnali arrivano anche dall'Ara Della Mea, che si conferma un po' ancora una volta fra le 30 di Coppa del Mondo, in cui ci sta entrando con una certa regolarità nell'ultimo tempo, con un buonissimo 24° posto. Comunque, il fatto già di qualificarsi con costanza nelle 30 permette sicuramente di salire con i pettorali e pian pianino di avvicinarsi anche al livello che conta, al primo livello appunto dello slalom femminile. Quindi insomma, buone notizie anche per l'Italia, bellissimo slalom di Zagabria. Domani ne attendiamo anche di conferme da parte del team maschile di slalom. Attendiamo conferme da Stefano Grosso dopo il bellissimo podio in Val d'Isère, un podio che per lo slalom maschile mancava addirittura da 2 anni e mezzo. Speriamo di confermare quelle sensazioni piacevoli che avevamo avuto in Francia. Vedremo, magari ci aspettiamo anche una buona prova di Manfred Mölgg, che è apparso un po' più in affanno nell'ultimo periodo, ed è anche normale vista la carta d'identità, che continua chiaramente ad andare avanti anche per l'Alto Atesino. Speriamo anche in una buona prova di Giuliano Razzoli, ma soprattutto di Alex Vinatzer, che in Val d'Isère è uscito nella prima manche. Speriamo di rivederlo nei primi 30 in Coppa del Mondo. Ormai il pettorale è proprio nei primi 30, quindi c'è anche la possibilità di provare a fare un exploit, perché lui ha il livello, a mio parere, già per entrare anche nei 10, volendo, nei 15, nei 10, per fare due manche complete, per mettere a posto i pezzi, per avere maggiore continuità, appunto, che potrebbero permettergli anche di fare un piccolo exploit, e quindi di ottenere fiducia, 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 e cercare ulteriormente di crescere. Fatemi sapere voi invece nei commenti che cosa ne pensate, lasciate anche un like al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, e appuntamento quindi a domani con lo slalom maschile di Zagabria.